Buon pomeriggio, cari amici, scusate, ma oggi davvero tra lavoro e altre cose sono in ritardissimo, non l'ho ancora vista la puntata di SmackDown, ma comunque ho letto i report, un po' di qui, un po' di lì, quindi veniamo a fare il punto focale, il punto apicale, dall'ultima fermata, come ho scritto nel titolo. WWE ultima fermata in vista del Pay Per View Royal Rumble 2021. Quindi in questo video ora andiamo a riassumere gli avvenimenti delle puntate pre-Pay Per View di Raw e di SmackDown e poi ovviamente a fare un elenco dei match della card del Pay Per View omonimo in onore delle risse reali, con anche delle mie valutazioni, se vogliamo, una sorta di pronostici. Bene, veniamo a Raw, dove praticamente abbiamo avuto questo faccia a faccia finale tra Drew McIntyre e Goldberg, poi anche The Miz, che si dice sicuro che chi uscirà vincitore tra Goldberg e Drew McIntyre. Lui The Miz incasserà la valigetta che prima gli è stata tolta, poi gli è stata ridata. Vabbè, poi Charlotte contro Shayna Baszler con l'assistenza di Nia Jax ha visto la vittoria per squalifica di Charlotte Flair. Poi, dopodiché, ne è scattato un Six Woman Tag Team. Charlotte, Mandy Rose e Dana Brooke contro Lacey Evans, Nia Jax e Shayna Baszler. Vittorie per Charlotte, Mandy e Dana Brooke per count out, ma dopo l'intervento di Adam Pearce, e qui diciamo ci sono state nel corso di questi giorni delle dicerie riguardo a qualcosa che non è andato proprio per il verso giusto, quindi Adam Pearce, per coprire un po' questa mancanza, aveva fatto ricominciare la sfida che poi è stata vinta per conteggio da Lacey Evans, Nia Jax e Shayna Baszler. Poi Slapjack con la Retribution che ha affrontato Xavier Woods, a vincere è stato Xavier Woods. Poi MVP's VIP Lounge con l'Art Business. Sheamus poi ha combattuto contro John Morrison e ha vinto, ma non è finita qui perché The Miz e Morrison si sono alleati, come del resto sono un tag team, contro Sheamus in un 2 contro 1 e a vincere sono stati proprio il Magnifico e Morrison. R-Truth contro G-Styles, ovviamente risultato molto già sottinteso, vittoria di G-Styles. Poi Gauntlet Match, Riddle, possibilità di sfidare Bobby Lashley alla Royal Rumble e supera all'inizio Benjamin, poi sfida MVP e vince, poi sfida Alexander e vince. Quindi diciamo che al momento però anche per esempio su Wiki, non scusatemi un attimo, stavo dicendo su Wikipedia per esempio non c'è la voce Riddle contro Bobby Lashley, ma secondo me sarà ufficializzato se non oggi, domani, ovviamente prima dell'evento. Edge poi anche qui si è detto probabile che il suo segmento lo abbia registrato da casa sua, dove ha detto anche di professionisti del settore lui abbia un ring apposito, quindi si pensa che direttamente da casa sua abbia pre-registrato e detto al WWE Universe che parteciperà alla rissa reale. Poi c'è stata la sfida, potremmo dire la risfida tra Asuka e Alexa Bliss. Questa volta Randy Orton si è presentato un po' per vendicarsi di Alexa Bliss, ovviamente c'è di mezzo, ovviamente, The Fiend Bray Wyatt, si è presentato con il volto completamente ustionato, ovviamente avranno usato dei trucchi, quindi il match è finito in no contest e RKO di Orton
su Alexa Bliss. Poi veniamo a SmackDown, dove ovviamente sappiamo Roman Reigns capo tribù, capo tribale, ma come match, per esempio, d'apertura della puntata, Bianca Belair e Bayley si sono sfidati a vincere. È stata Bianca Belair che a questo punto è 2-0 su Bayley, dopo averla battuta già settimana scorsa nella corsa ad ostacoli. Poi risfida come settimana scorsa tra King Corbin e Dominic Mysterio, vittoria di King Corbin davvero poco tempo, praticamente uguale a settimana scorsa. AJ Styles contro Daniel Bryan finisce più o meno in un nulla di fatto, ma poi si trasforma in un 3 contro 3, Nakamura, Bryan e Big E contro Cesaro, Styles e Sami Zayn. Però il finale, diciamo, è tutto da sorpresa perché rientra un Braun Strowman che era assente da almeno 2-3 mesi. Quindi, insomma, asfaltando tutti, si dichiara quindi un pretendente vero e proprio alla vittoria finale della Lista Reale a 30 uomini. Ora veniamo invece a parlare proprio dalla card del pay per view Royal Rumble 2021, che ripetiamo si svolgerà nella notte italiana tra domenica 31 domenica 31 e lunedì 1 febbraio al Tropicana Field di San Petersburg in Florida, ovviamente a porte chiuse col pubblico virtuale collegato tramite tecnologia digitale. Poi un attimino che qui perché volevo darvi anche una notizia su TakeOver 33. Allora, torniamo appunto su Pay Per View Royal Rumble. Prima di raccontare i partecipanti delle risse, innanzitutto andiamo a dire ovviamente che avremo Roman Reigns contro Kevin Owens in un Last Man Standing match per il titolo universale detenuto da Roman Reigns. Drew McIntyre, campione WWE, difenderà la cintura dall'assalto di The Man Goldberg. Asuka e Charlotte Flair difenderanno le cinture di coppie femminili contro Nia Jax e Shayna Baszler. Sasha Banks proverà a rimanere campionessa femminile di SmackDown contro Carmella. Veniamo alle risse reali. Partiamo dal gender stesso, quello femminile, dove al momento abbiamo quelle annunciate. Attualmente sono Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bayley, Mandy Rose, Dana Brooke, Peyton Royce, Alexa Bliss, Shayna Baszler, Liv Morgan, Ruby Riott, Tamina, Natalia. Per quanto riguarda quella maschile, abbiamo Daniel Bryan, Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis, The Miz, Jey Uso, Cesaro, Jeff Hardy, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, Big E, John Morrison, Sheamus, Mustafa Ali, Edge, King Corbin, Rey Mysterio, Dominic Mysterio. È proprio attraverso SmackDown l'ultimo ufficializzato alla Lista Reale maschile è stato Braun Strowman. Ovviamente ci potrebbero essere delle sorprese alle Lista Reale, come di consueto, tra leggende e quant'altro. Chissà, magari che non torni Brock Lesnar, staremo a vedere. Allora, se devo dare dei miei pronostici, possiamo dire che ovviamente spero che per quanto riguarda i due titoli massimi, Roman Reigns e Drew McIntyre possano mantenere i titoli. Roman Reigns penso che comunque sarà messa a durissima prova da Kevin Owens, anche se ovviamente oltre a Paul Heyman a salvaguardare Roman Reigns ci sarà Jey Uso. Drew McIntyre secondo me è una cosa abbastanza logica, che deve mantenere il titolo perché è vero che Goldberg è una leggenda, però sarebbe molto molto a discapito di Drew McIntyre far perdere la cintura appunto allo Chosen One. Cioè è vero che ripetiamo, Goldberg anche comunque se perde la sfida comunque si presume che ci siano magari dei piani
per quanto riguarda un suo match a WrestleMania. Poi, per quanto riguarda Asuka e Charlotte Flair, ho letto anche da qualche parte, intanto scusatemi, ho letto, stavo dicendo, da qualche parte in giro sul web che potrebbero perdere le cinture Asuka e Charlotte Flair, ma io le farei rimanere campionesse, anche perché Nia e Shannon hanno avuto già un regno da campionesse di coppia, quindi. E Sasha Banks Carmella, diciamo che a livello di, come posso dire, di tempo come regno da campionessa di questo regno, penso che far mantenere il titolo a Sasha Banks è una cosa molto buona e giusta, non che Carmella non ne abbia bisogno del titolo, però. Oltre ovviamente al sempre viva la gnocca. Per quanto riguarda le risse reali, allora per quella maschile, allora ora andrò a citare uno di Raw e uno di SmackDown. Per quanto riguarda Raw, io diciamo che mi pongo su Randy Orton. Per quanto riguarda SmackDown, la scelta è un po' difficile e particolare, però io vado su Big E, che a questo punto meriterebbe proprio davvero un grande palcoscenico come WrestleMania, visto che finalmente quest'anno, invece al 2020, si terrà allo stadio dei Tampa Bay, squadra di football che tra non molti giorni ci sarà proprio la finalissima, il Super Bowl, mi sa l'8 febbraio, quindi poi come penso che verrà ufficializzato Bobby Lashley Riddle, beh, di cuor mio darei la cintura a Riddle, ovviamente bisogna capire se la federazione vuole tenere tutti i membri dell'art business campioni fino a WrestleMania e soprattutto chissà se magari potremmo vedere proprio a WrestleMania il tanto famigerato match voluto da Bobby Lashley contro Brock Lesnar. Quindi questo era un mio punto di vista su il pay-per-view Royal Rumble che noi utenti italiani potremmo vederlo su WWE Network a partire dalla 1 di notte, ripetiamo, tra domenica 31 gennaio e lunedì 1 febbraio. Grazie a tutti, buon proseguimento e buon fine settimana e alla prossima, ciao!